Sì, mi sono occupata da un po' di tempo, dall'inizio del mio dottorato di ricerca, di, diciamo, arte postumano. Io ho una formazione in storia dell'arte e ho fatto questo dottorato in Inghilterra, ma con due supervisori in Italia. Uno era Antonio Caronia, che è stato un teorico dei media. Molto importante per me, per tutto il gruppo del dottorato. L'altro è stato Pierluigi Capucci, che era anche vicino a Bergnola. E quindi ho iniziato un po' la mia ricerca cercando di capire come i nuovi processi di digitalizzazione, la nuova tecnologia, il mio dottorato era molto focalizzato, il fondatore Roy Ascott su teoria cibernetica, quindi avevo un'impostazione, c'era gente che veniva di diversi contesti, filosofia, alcuni artisti, però in generale c'era un input forte sulle nuove tecnologie, quindi ho cercato di capire inizialmente, ok, come influiscono questi processi di digitalizzazione, il fatto di poter mettere le mostre online sulla produzione, la circolazione, il modo di capire le opere d'arte. E subito dopo ho capito, è stato anche in questo importante Caronia indirizzarmi su certi autori, che forse la cosa più importante non era l'influenza delle nuove tecnologie sull'opera d'arte, ma sulle soggettività, e la soggettività chiaramente sia del fruitore che dell'artista o del gallerista che la produceva. E quindi prima Luca Taddeo parlava dell'importanza del postumano, di ripensare la libertà se cambia la soggettività, anche di ripensare l'arte, no? Se cambia la soggettività. Una delle cose che mi ha interessato e che penso di aver, beh, ho cercato, non dico scoperto, ho cercato di spiegare in alcuni termini, è come questa nuova soggettività postumana, una delle dimensioni importanti che ha, è una dimensione collettiva. La nostra soggettività cambia e nell'essere costantemente nei feedback loop con tecnologie digitali, dal telefono al computer, a qualsiasi cosa, non, per essere un cyborg, come dice Hales, non c'è bisogno di avere un impianto bionico o qualcosa del genere, semplicemente questa logica entra in noi. Però allo stesso tempo noi siamo quelli che costruiamo, programmiamo, cambiamo queste tecnologie, per cui c'è una dimensione collettiva anche in queste nuove soggettività. E dopo questa ricerca, dopo la pubblicazione di questo libro, ho iniziato anche a pensare un po' alla seconda vertiente del postumano, che è comunque intimamente legata alla prima, che è quella del vivente, no? Di pensare le nuove soggettività come in un'ecologia che non significhi prendere l'umano come la misura di tutte le cose, cercare di pensare il vivente, siano animali che vegetali. Poi ci sarà anche un'altra presentazione molto interessante su questo tema. Però io la penso, diciamo, non sono un filosofo, ho una formazione in storia dell'arte, quindi la penso in termini di produzione artistica. Quindi un po' quello che interessa, diciamo, per me nelle produzioni artistiche che possono essere chiamate postumane, è, diciamo, non il medium dal punto di vista del materiale, artisti che lavorano con la tecnologia, che programmano computer, che fanno dei robot o che lavorano con esseri viventi, che includono gli esseri viventi nelle proprie opere, che potrebbe essere Michel Blazy o altri abbastanza conosciuti, ma il cui diciamo, centro di preoccupazione è quello del postumano, è quello del vivente o della tecnologia, e di cercare di capire, di esporre in un modo che forse utilizza come medium la tecnologia, le strategie, possiamo dire,
della tecnologia del vivente, anche della biotecnologia, ma che genera un certo tipo di disruzione che ci faccia pensare che tipo di soggettività stiamo diventando. E penso in questo, in rapporto con il tema della libertà di pensiero, un punto importantissimo del postumano di questo tipo di arte sia quello della complessità, come dire, di non cercare mai di ridurre troppo la complessità quando c'è una riduzione della complessità, secondo me nel campo dell'arte è troppo forte. Si perde l'interesse nel campo del pensiero in generale, si limita molto la libertà.